Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Senza aspettare, entrai nella tomba. Mi ero mosso quasi senza rendermene conto. Ero sorpreso. Perché penetrare così nella casa dei morti? Avevo varcato un limite pericoloso? Che assurdità! Come la sparizione del cadavere, anche quel tessuto meticolosamente ripiegato costituiva una sfida al buon senso. Chi l'aveva staccato dalle carni dove le croste di sangue lo avevano incollato? E poi chi si era assunto l'inutile impegno di farne un pacchetto meticolosamente geometrico? Chi poteva mettere in scena un ordine così maniacale nel luogo meno adatto, in una tomba? Si inoltrano le Marie alla tomba e al sepolcro vanno tra siepi oscure fino all'evento, fino a figura d'angelo, iridescente e tenero lume, accecante le assonnate palpebre di guardie tramortite e stanche. Non è qui il morto risorto, il crocifisso piegato alla morte, e rinato il Signore ha scoperto la fossa. Respira aria nuova, l'umanità tremante. All'ombra delle tue ali trova riparo e sale nell'alto del cielo la lode al divino mistero che salva. Stupiti, come alba inondata di luce, salutiamo, Signore, la vittoria come fili d'erba nel profondo della notte e la tua gloria verdeggi nel cuore per sempre. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. I periodi cruciali della storia dell'umanità rivelano quest'ardente desiderio di Dio che l'anima porta in sé come riflesso d'amore per chi l'ha creata. E nulla vi è di più bello della nostra umanità dilaniata dai dubbi e lacerata dalle tribolazioni, che va per tutte le strade alla disperata ricerca del suo creatore. La fede è il brivido che dall'aurora dei mondi percorre tutte le contrade della terra per dare ad ognuna l'anelito del cielo. Così, dalla poesia delle leggende alla verità del Cristo, l'umanità canta la speranza immortale.
È un bel giorno di prima settimana, lavato nella luce di un sole raggiante, e piange Maria sulla tomba vuota. Chi ha rubato il Signore? Forse gli apostoli o i soldati o il viandante in cerca di fortuna, forse. Ma le bende per terra, il sudario piegato a parte e la donna contemplano il risorto, e tu rivivi perché senza te non esiste speranza, e fioca la fiammella, stinge come morta. Via le bende, il sudario e le vesti dalla roccia di pietra, dove s'apre la vita. Risorto è il Signore. Finiti sono i raggiri, le trapassate spade, i deludenti sogni. Spalancate le porte a Cristo, senza timori, e cada come pioggia la tua misericordia. Disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!» Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Diceva la voce di Maria: «Ora conosco un diletto più profondo del dolore. Ti allontani sul monte della nudità. Inciampo nella veste, non posso seguirti. Cado in ginocchio fra le pietre, grido a te. Ti volgi, mi dici vola. Rispondo che non posso, ed ecco subito che volo. Mi poso in te, fra ramo e foglia, in te. E dormo, sogno che dormo un sonno senza sogni, in te. Ora conosco un diletto più profondo del dolore. Se contemplare il tuo volto non è regno dei cieli, non so che sia regno dei cieli. Ti vedo non con gli occhi ma col cuore. Il tuo volto è specchio ove bevo l'oblio di me stessa. Sì o sia nel mio corpo o fuori, non lo so. Non so se sia gioia o pena quel che sento. Ora conosco un diletto più profondo del dolore». Piange Maria nel sepolcro e trapassa la nebbia ricordi di cenere, dove sovrana rompe la morte. Giunge al tumulo deserto e angeli danzano e cantano il risorto. L'hai cercato nei sensi d'una volta e frughi ora, prigioniera d'un amore divino. Lo chiedi al custode del giardino, dappertutto lo cerchi, fra gli sterpi rinsecchiti del torrente, nel profumo del muschio e le foglie laccate di rugiada. Poi, all'improvviso, ecco l'accento: «Maria!» E tu, Rabbuni, mormori. Vederlo, toccarlo, qui è la gioia che il servo trasforma in amico. Spirano i sensi, gli umani inganni, e chiarisce la fede
i divini gesti. Cerca Maria il morto e lo scopre Dio. Piange l'uomo e lo coglie vivo. Il segno della carne brucia il risorto, che sale uguale al Padre. E tu spingi, o Signore, alle vette della vita dove dimora la nostalgia del cielo. Sussurra la tua voce, Signore, il nostro nome nel caos del giorno. E come bimbi tra braccia amate, rendici saldi nell'ora in cui l'angoscia smarrisce e vacilla al passo nel dubbio che ci assale.